80 circa le persone impegnate a vario titolo a tempo determinato in servizio all'ASP di Caltanissetta, tra cui molti infermieri, il cui contratto scadrà il 31 dicembre prossimo. Un futuro incerto per questi lavoratori che attendono ancora risposte da parte dei vertici dell'ASP. Una questione sulla quale il NURSIND, il sindacato degli infermieri, interviene evidenziando come ad oggi, nonostante la richiesta formale di informazioni per conoscere le intenzioni dell'azienda ospedaliera, non esista nessuna graduatoria valida dalla quale poter attingere per provvedere eventualmente alla sostituzione di coloro che sono a fine incarico. Una situazione che rischia di compromettere i livelli essenziali assistenziali e l'efficiente erogazione dei servizi sanitari. È una situazione che purtroppo non per colpa di qualcuno, ma per una strategia a livello assessoriale Regione Sicilia, capita quasi ogni anno. La scadenza dei contratti arriva a un certo punto che l'ASP si trova nelle condizioni di dover poi provvedere con il rinnovo degli incarichi o quantomeno con l'assunzione di nuove persone. Attualmente, per quel che ci risulta, per quanto riguarda la categoria infermieristica, non esiste almeno una graduatoria dove poter attingere per poter eventualmente sostituire gli infermieri attualmente in servizio. Ma non è un problema che riguarda solo ed esclusivamente gli infermieri, riguarda i medici, riguarda gli ausiliari, riguarda molte figure che attualmente lavorano con un contratto a tempo determinato. Abbiamo chiesto ieri formalmente all'ASP una risposta in merito che, ad onor del vero, sta cercando in tutti i modi di dare una risposta entro il più breve tempo possibile, anche considerando il fatto che questa attuale amministrazione, quindi questo attuale management, è in transito verso altra destinazione. Siamo sicuri che prima che possa avvenire ciò avremo delle risposte positive, anche perché diversamente significherebbe mettere in crisi non solo l'ASP, ma veramente un'assistenza, già che circa il 50% sono infermieri e se consideriamo un ospedale che non riguarda solo il Santeria, ma riguarda anche Gela principalmente, riguarda anche qualche presidio minore, verrebbero realmente penalizzati e quindi con gravi difficoltà nell'assistenza all'utenza.